Rieccoci, Sindaco, risponde all'appuntamento del martedì sera alle ore 19, dalle ore 19.30 alle ore 20.25. Vi ricordo ancora i numeri, ci sono già molti messaggi, tra poco, ovviamente ecco, arriva proprio tra poco, li leggerò. Vi ricordo però ancora i numeri 345-3341-171 per i messaggi, 049-80-777-53 per le telefonate in diretta. Il Sindaco risponde @gruppotv7.com per le email durante la settimana e potete andare sulla pagina Facebook e fare le domande che ritenete opportune al sindaco. Messaggi, Elisabetta, se me ne vuoi leggere dalla redazione. Buonasera, volevo segnalare che la fermata del tram Trieste direzione centro è pericolosa, marciapiede stretto, gente che sale e scende, bici che passano, passeggini, perché non spostarla verso Piazza De Gasperi, ex edicola dove c'è molto spazio? Grazie. Un attimo che il sindaco risponde a questo messaggio, poi facciamo leggere gli altri. Obiettivamente non so dare una risposta, però mi attivo immediatamente. Bene, andiamo con la seconda, Elisabetta. Buonasera signor sindaco, mi farebbe piacere capire che destinazione avrà il terreno che era stato riservato per l'ospedale molto tempo fa vicino al campo sportivo. Quale campo sportivo? È il plebiscito. È il plebiscito? L'assessore si sta attivando per utilizzarlo in termini sportivi, nel senso, era previsto lo skate park, sta modificando il progetto, avrà un indirizzo sportivo. Perfetto, andiamo con il terzo. Non definito ancora. Non definito, però il progetto a grandi linee è quello lì. Prego, prego Elisabetta. Sindaco, sono stato mandato via dalla mia casa in affitto, pur avendo pagato sempre l'affitto per 30 anni. Mi toglie una curiosità, le conviene mettere dentro le case ATER gente che non paga l'affitto? Se mi può spiegare in due parole. Oh, questo è un argomento un po' complicato. Prima, sono le case pubbliche. Ci mettiamo in studio che vediamo il sindaco e poi mettiamo l'altro messaggio, prego. Case ATER, noi stiamo collaborando con l'ATER, obiettivamente, sta andando molto bene la collaborazione, non so il caso specifico, se dopo, senza dirlo pubblicamente, mi date l'indicazione, controllo cosa è successo. Nessuno vuole mandare via nessuno, tanto per essere chiari. Bisogna pagare l'affitto, se uno non paga l'affitto è un problema. Questa signora dice che paga l'affitto, ci sono normative che prevedono ovviamente in base al reddito, in base ad altre cose, se ha anziani, se ha disabili. Non so se questo sia il caso, però di solito siamo molto attenti sia noi che l'altra a queste cose. Senza dirlo pubblicamente adesso, se dopo ho l'indirizzo esattamente, domani mi attivo e do risposta precisa, che perfetto. Non mi sembra il caso dare in questo caso. Insomma. Perfetto, è stato molto chiaro. Sindaco, andiamo al quarto messaggio di questa tranche, Elisabetta. Faccio notare al sindaco che nella zona Nazareth i marciapiedi sono una vergogna, erbacce mai tagliate, sembra di essere in campagna, quasi quasi andrò io con Badile ad estirparle. Ho chiamato la signora Gallani, ma non fanno niente. Ho un'assessora molto brava, devo dire onestamente, si impegna moltissimo, la città è grande. Allora, il discorso è vedere indesiderato. Allora, non si possono più usare i prodotti chimici per togliere le erbacce dai marciapiedi. Bisogna usare manualità, il che voi capite che costa molto, se questo è il problema. Se invece l'erba alta, sono due problemi diversi. Una volta si possono usare i diserbanti, dall'anno scorso non si possono più usare, e questo è per l'erba. Però per quanto riguarda gli asfalti, noi stiamo cominciando già, proprio ieri sera sono approvati al Consiglio Comunale 16 milioni di investimenti per quanto riguarda asfalti e marciapiedi, 16 milioni di euro, vi garantisco che sono tantissimi, non dico che sistemiamo tutta la palla, però sarà un notevole impulso ai marciapiedi in particolare, perché passano anziani, carrozzine, disabili. Vuol dire sicurezza questo, per cui veramente poniamo il massimo d'attenzione a queste cose. Bene, allora, prima di mandare in onda gli altri messaggi, sindaco, due o tre cosine da chiedere. Uno, che finalmente è riuscito a restaurare quella torre degli anziani per 1 milione di euro che dovrebbe essere visitabile in 2 anni, è una bella cosa per la città. Non è 1 milione, è 1,5 milioni.
Milione. La mia assistente ha messo 1 milione. Mi spiace, io sono molto attento. La riprenderemo. No, non ancora riprendo. Sta scherzando, ovviamente. Notevole. Sta scherzando. Da quando sono eletto sindaco, ogni volta entro in comune e vedo questa torre, che è bellissima. Offrirà un panorama eccezionale. Eccola qui. Poi sarà... parla con Natale, viene illuminata anche quest'anno come sì. L'anno scorso. L'anno scorso ho dovuto abbassare l'illuminazione perché dava noia sotto l'aspetto. Ogni volta un problema. Sarà fatto, sarà veramente, devo ringraziare l'assessore Colasio che ci ha messo il massimo impegno. Anche a me piaceva l'idea di fare almeno una torre che potremmo salire massimo 10 persone, sarà un panorama unico e poi un gioiello di palla. È mai andato lei sopra? Faccio una domanda. No, mai. È molto, molto complicato e anche pericoloso, devo dire adesso. Neanche l'altro giorno, in conferenza stampa, ho detto ai giornalisti non è il caso di salire perché è pericoloso. Verrà ristrutturato completamente, verrà fatto, ecco l'assessore Colasio, verrà fatto nella... chiamano nella hall d'ingresso, aveva fatto se potessi aiutare l'aiuterei. No, sì, verrà fatto visibilità immersiva, cioè si vedrà esattamente come viene fuori. Veramente è un grande progetto che Paolo merita perché abbiamo un gioiello, va ristrutturato, va evidenziato perché abbiamo una cosa molto importante per Paolo. Senta, la seconda invece è un po' più complicata, la movida. I cittadini del centro si arrabbiano perché ovviamente c'è troppa confusione, i bar se li chiude prima si arrabbiano perché devono lavorare, i cittadini dopo 2 anni di Covid vogliono star fuori, e mi scusi la parola che non è bella, è un bel casino, però è un casino che ovviamente è difficile accontentare tutti perché qualcuno si... c'è la telefonata, poi vengo da lei di nuovo. C'è la telefonata, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì. Buonasera, sono Giorgio da Padova. Che zona di Padova? Madonna Pellegrina. Prego. Sì, se abbassa allora, il televisore, guardi, mi scusi un attimo, se abbassa il televisore non c'è un ritorno, quindi la sentiamo e ci sente meglio anche lei. Lo più, siamo a posto. Perfetto. Allora, intanto il sindaco che la porta Santa Croce stanno mettendo a posto i dipinti che ci sono, però ci sono i ciottoli. Che quando c'è una persona disabile che deve con la carrozzina, la porta, il tratto della porta è tutta chiusa, tutti i ciottoli, e non ce la fa, e deve fare tutto il giro da Santa Croce dall'altra parte, questo. Dopodiché ci sono le murette ai lati della porta, che basta con una mano vengono via le pietre, e questo le ho detto già in giugno. Ci siamo incontrati sotto in comune con lei, le ho parlato, si ricorda, signor sindaco? Sì, sì, dopodiché, vorrei dire un'altra cosa, siccome io ho un'attività commerciale a Santa Croce, dal tratto della valle alla piazzale Santa Croce, da quando hanno messo il tram, è morto. Io ho aperto il corso Vittorio Emanuele nel 77 fino al 90, si faceva fatica a camminare per il corso Vittorio Emanuele, dalla gente, bellissimo, era tutto un passo. Adesso se passa ci sono 100 negozi, bene, 50 sono chiusi, non, con quella scusa del tram, è morto tutto, dal tratto della valle a piazzale Santa Croce, questo. Va bene. Dopodiché i cassonetti, io abito in Via delle Rose, dalla Via delle Rose per andare dove c'è il ristorante da Stecca, ho fatto il conto, sono 200 metri per andare e 200 metri per ritornare indietro, faccio 400 metri a 78 anni. Col freddo, inverno, non posso tenere la pizza di dentro in casa, devo portare la scottatura fino a... faccio 400 metri, neve, pioggia, brutto tempo, bisogna di... Ma è pare possibile che una zona di anziani, perché è una zona di anziani, non si abbia ancora fatto porta a porta, è una cosa assurda. Perfetto, è stato molto chiaro le richieste. Scusi, dottore. No, sì, ma stia però stia vicino al telefono perché la voce va e viene e non la sentiamo sempre bene. Prego. Allora,
così va bene. E le macchine, macchine, dunque, via degli Asini, via Madonna Pellegrina, una zona dove c'era la porta, bene, ci sono tutte macchine parcheggiate in strada, in tutti i due lati, che bisogna aspettare che la macchina in fondo si faccia il lampeggio per passare. È mai possibile che quelle macchine, non si può mandare una pattuglia una volta ogni sei mesi e vedere quella targa se il signore c'ha il garage dentro all'interno o può mettere la macchina dentro nel cortile, invece loro arrivano a metterlo là, se non aprire il cancello per mettere dentro la macchina. Perfetto, perfetto, grazie, okay. Perché ha molte richieste e si deve rispondere a tutte. Grazie, grazie al telefonato. Allora cominciamo con i ciottoli. Ha capito la porta di fronte? Io non ho capito se i ciottoli è un problema per le carrozzine, per le carrozzine, o se i ciottoli sono messi male per le carrozzine, però per le carrozzine certo non si può cambiare il ciottolo, ovviamente. Se invece è messo male, sono due cose diverse. Io ho capito che non possono passare le carrozzine, non vorrei mai. Il ciottolo non si può toccare, non si può toccare, il ciottolo quindi non possiamo toccare. Però se è messo male è cosa diversa. Do un'occhiata. La muretta che cade, non lo so, me lo sono scritto e dopo domani so dire. I negozi chiusi dove passa il tram? E dopo, Vittorio Emanuele, devo dire che ho anche un amico che lavora là, ha un negozio, è vero, sono negozi chiusi. Non è colpa del tram, il mondo è cambiato, c'è l'e-commerce, non voglio criminalizzare nessuno, io non sono un utilizzatore dell'e-commerce, del commercio elettronico, però purtroppo sta incrementando in maniera molto importante, il che vuol dire che stanno chiudendo purtroppo molti negozi. Noi stiamo cercando di incentivare il commercio di prossimità in maniera veramente importante, con contributi, chi realizza, chi apre. Purtroppo sta cambiando un po' il mondo. Io alla mia età non acquisto e-commerce, a parte i giornali, devo dire, onestamente. Molti, specialmente i giovani, stanno approcciando e-commerce. È un grosso problema, perché vuol dire negozi chiusi, vuol dire sicurezza, perché questo è la cosa importante. Oltre a perdere lavoro, vuol dire poca illuminazione, negozi chiusi, è un grosso problema. Però, sindaco, nel ragionamento che le fa, che è vero, poi abbiamo un'altra telefonata, dobbiamo rispondere anche per il traffico. Però vorrei rispondere anche. Volevo dire, la gente purtroppo che è meno giovane, uso questo termine, non è ancora abituata all'e-commerce, capito? Pensa ancora che sia come una volta, quindi giustamente sta incrementando in maniera mostruosa ogni anno, purtroppo. Perfetto. La risposta per il traffico invece per Tregarofari? No, i cassonetti. Cassonetti. Porta a porta. C'è gente che lo ama, gente che non lo ama. Per me è una cosa importante. Adesso abbiamo terminato la cella. In questa situazione adesso stiamo tranquilli, vogliamo vedere come succede, come funziona. È previsione che possiamo anche aumentare su altre zone. I cassonetti sono una bruttura. E il traffico nella via, perché è un'altra telefonata? Il traffico sulla via, un po' di traffico c'è. No, che è il tram che risolve il problema. Ho scritto multa chi parcheggia. Se uno ha il garage, deve parcheggiare in casa, ovviamente. Se non ha il garage è un problema. Nel tempo i garage non sono stati fatti. Paghiamo anche soluzioni vecchie, non tutti hanno fatto i negozi, adesso bisognerà trasformarli di nuovo in garage. C'è una telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Con chi parliamo e da dove? Franco, zona Montà. Prego, Franco. Sì, vorrei parlare con il sindaco. Sì, ecco. Buonasera, la sto ascoltando, buonasera. Ah, buonasera, signor sindaco. Senta, volevo fare una domanda. Lei è mai passato per via Montà, zona incrocio con via Croceverde, dove c'è una rotonda grande? Sì? Sì, sì. Sì, bene. Allora, subito dopo, andando dal centro verso Montà, c'è una piccola via che si chiama via Toscanelli. La presente? No, però ho capito la zona. Allora, per cortesia, mandi una pattuglia a vedere l'uscita di via Toscanelli verso Montà. C'è una siepe che non si riesce a vedere il traffico che arriva da Montà verso il centro. Sì. Ha capito bene? Sì, sì, ho capito. Ecco, poi volevo precisare, la gente che arriva da Montà verso il centro non va sulla pista ciclabile che non c'è, ma viene sul marciapiede con la bicicletta e attraversa davanti allo sbocco della via, e rischiamo di investire gente, mamme con i bambini e anche persone. Mi è successo 2 giorni fa.
non ho investito per fortuna, però succede. Mi spiego bene? Ho capito perfettamente. Allora, bene, poi una cosa sola. Perché cosa? Non si fa la prolungazione, il prolungamento di, come vuol dire, della pista ciclabile sulla zona dalla via Stefanini fino a Montà. Perfetto, grazie, il sindaco le risponde. Chiedo a tutti davvero gentilmente, perché ci sono già dei messaggi, sono molte persone, chiedo a tutti celerità nel fare le domande e possibilmente nelle tematiche più importanti, perché davvero il sindaco risponde a tutti, però il tempo La SEPE verrà, do un'occhiata, faccio fare manutenzione, questo è facile risolvere. Il problema è che biciclette o qualsiasi altro mezzo va sui marciapiedi, io chiedo veramente un po' di educazione rispetto per gli altri. Non si va sui marciapiedi con le biciclette, con qualsiasi mezzo, perché è importante rispetto agli altri, è pericoloso. Noi siamo con la polizia locale, siamo attentissimi in queste cose. Purtroppo c'è gente che non è educata, per cui ne fanno spesa al fine magari qualche anziano, qualche mamma con la carrozzina, sentiremo ancora più il discorso di controlli. In più, la pista ciclabile, so che stiamo facendo moltissime piste ciclabili, anche perché abbiamo risorse, per cui parlerò con l'assessore di competenza, che è Michalizzi e Ragona, per far sì che venga visto se è possibile accelerare questo problema. Elisabetta, primo messaggio, è sotto torchio questa sera, sindaco. Ma penso che sia un diritto di cittadini, certo. Ovviamente. E noi diamo questa possibilità. Vai, Elisabetta, col primo messaggio. Buona serata, signor sindaco. Si può pensare di organizzare una campagna di eliminazione di tutti i graffiti che imbrattano i palazzi e le saracinesche in città, coinvolgendo anche i privati proprietari? Questo abbellirebbe e migliorerebbe molto la città. Grazie, Renato. Che bella domanda. Allora, sono 3 anni che sto provando. Anche a me fa schifo la città sporca. Allora, faccio presente com'è la situazione. Io posso pulire, come amministrazione pubblica, tutti gli edifici che sono di nostra proprietà, del comune intendo, basta che non siano tutelati dalla sovrintendenza. Se è tutelato dalla sovrintendenza, devo ovviamente avere permesso della sovrintendenza. Se sono di terzi, non posso fare nulla come amministrazione comunale. Dovrei incentivare loro che puliscono, il che non è sempre facile. In teoria dovrei farlo io, addebitare spese. È un caos. Pensate che ho trovato anche un'azienda, senza fare pubblicità, che era disponibile a dare il colore per sistemare tutto. Non riesco, mi fa impazzire anche a me, sta facendo la città sporca, l'odio, per cui devo riuscire. Sono 3 anni che sto provando, non riesco a venire fuori. Ha ragione perfettamente, mi fa piacere che l'abbia detto, perché un'altra volta mi impegno a trovare una soluzione. È difficilissimo, perché se io spendo soldi pubblici per sistemare i privati, è danno erariale. Secondo messaggio. Salve signor sindaco, sono Massimo, residente del Portello. Per le feste di laurea in Viale Colombo, quando risolverete il problema di sporco che lasciano per terra i laureati? Allora, con l'APS per fortuna sono ritornati gli studenti, per fortuna sono ritornati gli studenti. Io mi ricordo perfettamente. Sì, che poi avete fatto una bella operazione, così mi aggiungo, perché altrimenti non c'è più il tempo. Che assieme all'università avete, visto la carenza di alloggi, avete per sostenere gli studenti, avete tirato fuori 1.250.000. Dopo spiego meglio questo. Sì. Allora, è vero che purtroppo qualche studente in civile butta per terra plastica, bottiglie, invece. Non abbiamo incentivato a Gran Guardia, a Piazza del Signore, al Portello, la pulizia, per far sì che questo sia risolto. Però non è facile, devo dire, perché ci sono molti maleducati. Allora, il che non vuol dire abbandonare assolutamente sia il Portello che Piazza del Signore. Ho un'idea, non lo dico ancora, e domani ne parlerò col prefetto questore per trovare una soluzione difficilissima.
Vi ricordo che durante il lockdown c'era città perfettamente pulita, non c'era nessun problema, silenzio assoluto, però non penso che nessuno voglia tornare indietro di un po' di mesi. Vi ricordate cos'è successo? Perché dimentichiamo facilmente le cose. Adesso sono tornati gli studenti, 61.000 studenti, 22.000 matricole. Ovviamente gli studenti, ognuno deve ricordare quando sono passati qualche anno, sono un po' esuberanti, il che non vuol dire che accettiamo questi comportamenti che non sono corretti, specialmente la gente che ha diritto a dormire. Allora, dopo mezzanotte tutti i locali non fanno più musica, fanno solo musica sottofondo. Il brusio anche dei studenti o non studenti, ragazzi, persone, ovviamente 2-3.000 persone chiacchierando, disturba. Allora, abbiamo con l'assessore Bonavina un progetto in testa e ne parleremo a breve col prefetto, col questore, non voglio dirlo perché non sono sicuro che vada a buon fine, però non abbiamo abbandonato il problema, è un problema importante di rispetto per chi ci abita, ma anche vogliamo una città viva, frizzante. Per quanto riguarda, abbiamo una carenza proprio per questo afflusso notevole di studenti e poi di personale ospedaliero, medici, infermieri per la scuola, c'è stata un'occupazione totale di tutte quante disponibilità degli appartamenti, stanze. 6 mesi fa non era così. Allora, le soluzioni sono state due. Uno, la rettrice, la professoressa Mappelli, ha messo a disposizione 1 milione di euro per contribuire a tutti i ragazzi che sono in bed breakfast o B&B o in appartamento, in termini economico, dare una mano. L'amministrazione comunale darà un contributo, a partire da oggi è stato fatto già il debito, di 250.000 euro per far sì che l'IMU venga assolta per chi, non affitta, per chi da 4 anni non affitta appartamenti, per cui sono locali che non sono disponibili. Per ulteriore incentivazione daremo 250.000 euro, che vuol dire togliere completamente l'IMU ovviamente a studenti e anche a gente che non ha abitazione. È un meccanismo importante che speriamo abbia successo, sono convinto che avrà successo. Molto chiaro. Andiamo con il secondo messaggio, credo Elisabetta, perché qui tra le risposte mi sfugge che il numero dei messaggi, però leggiamolo. Via Facciolati, fronte ospedale Sant'Antonio, casa occupata da extracomunitari, la stessa è fonte di degrado. Il comune è al corrente della situazione, grazie Giovanni. Sì, è una cosa anche, c'è un'occupazione da un po' di tempo. Quando ci sono minori, in questa occupazione diventa difficilissimo risolvere il problema, bisogna trovare una soluzione per i minori, gente disabile o anziana. È un problema che conosco, che conosce la prefettura. Ma anche se non sono regolari? Quando sono minori, sono minori. E sono tutelati. E quindi uno non regolare porta 2 bambini e non si può fare nulla? No, non è così semplice. No, le chiedo. No, non è così. Ovviamente sono nuclei familiari, non sono bambini. Sono nuclei familiari che hanno minori. Difficile soluzione. Ci stiamo impegnando a trovare abitazione e cercare di risolvere il problema. Non è facile risolvere il problema, col questore prefetto in continuazione stiamo cercando di risolvere il problema, anche con l'assessore Nalin per quanto riguarda abitazione. Non è facile, devo dire. Ci stiamo provando, ci stiamo impegnando, però i minori vanno tutelati. Terzo messaggio, Elisabetta. Per il quarto messaggio, il signor sindaco si dimentica che sui marciapiedi, oltre ai pedoni, anziani, disabili e donne incinte, passano biciclette e monopattini in contromano, che tante volte investono le persone. Nessuno li sanziona. Grazie. Mi associo. Si associa, fa piacere che si associ. Mi associo. Però non è così facile. Ma mi associo io. No, è vero, mancanza di rispetto in fronte agli altri è il solito problema. Abbiamo invitato più volte chi usa bicicletta o monopattino a non andare in marciapiedi. I ragazzi, anche non ragazzi, non sono molto attenti a queste cose. Vi garantisco che la polizia locale sta facendo di tutto e noi stiamo anche facendo campagna di informazione perché questo non avvenga.
ha ragione. Ecco, però mi piacerebbe, mi scusi, per dare ragione, perché ci passo e ci passa nelle... Bene, mi piacerebbe vedere un vigile che dà una multa in maniera pratica, non l'ho mai visto a un monopattino, una bicicletta su marciapiede. Vi garantisco che viene data. Vi garantisco che viene data. Non l'ho mai vista. Beh, non è che possa vedere tutto lei. No, è vero, è vero. Continua, però chiederò se gira tutta la città e controlla come può fare la polizia locale, verrà che vede qualcosa. Chiederò, vabbè. No, deve chiedere, guardare. Succede perché, do ragione, perché nel camminare in centro che vado spesso, non come lei, però ho notato anch'io questa cosa, mi sembra che glielo ho detto, è pericoloso. Con la brutta stagione. Sarà ancora più pericoloso poi perché vanno in sottoportici. Lei non è che ami molto i monopattini, no, mi risulta. No, e quindi la vede come me. Lo so, però è un mezzo ecologico, economico, veloce. Se tutti hanno rispetto degli altri, questo non cade. Se invece non c'è rispetto per gli altri, questo accade. Tutto vero. Anche, guardi, l'hanno parcheggiato proprio di fronte alle entrate dei portoni dei marciapiedi, che non si potrebbe nemmeno in questo, e quindi ha ragione lei, ci vuole un po' di educazione. Andiamo a pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte di Il Sindaco Risponde. Vi ricordo ancora i numeri: 049-80-77753 per le chiamate, 345-33-41-171 per i messaggi, Il Sindaco Risponde @gruppotv7.com per le email durante la settimana, e c'è anche la pagina Facebook. A tra poco nell'ultima parte del Sindaco Risponde.